Studenti a scuola di biodiversità a Lama de' Peligni, dove si trova il centro di conservazione della biodiversità vegetale dell'Abruzzo, voluto dal Parco della Maiella per salvaguardare le entità vegetali a rischio. Un perfetto connubio tra agricoltura ed ambiente. Il direttore del parco, Luciano Di Martino. Abbiamo una struttura che si compone di un giardino botanico e della banca del germoplasma, quindi la banca dei semi, dove noi conserviamo i semi appunto di tutte le specie vegetali più rari a rischio di estinzione, ma salvaguardiamo anche le varietà agronomiche coltivando, ricoltivandole e poi restituendole agli agricoltori della zona. Abbiamo, ad esempio, stiamo lavorando molto sulla scarpetta di Venere, che è un'orchidea simbolo un po' di tutta la conservazione dell'Appennino, ma dell'intera Europa, perché è un'orchidea che cresce negli ambienti maggiormente incontaminati. E poi stiamo lavorando ad esempio nella riscoperta di varietà agronomiche locali come la patata dei Monti Pizzi, quindi lì abbiamo riscoperto questa patata, effettuato molti studi e poi l'abbiamo iscritta nel registro varietale. Ora la sfida in questi termini è quella di riuscire a creare in sinergia con gli agricoltori della zona un consorzio per diffondere questo ortaggio. Nella banca del germoplasma ci sono anche aule didattiche riservate alle scolaresche. Tiziana Di Renzo, sindaco e vicepresidente del parco. È una struttura completamente rinnovata ed ha questa prima parte che è dedicata più che altro ai bambini, alle scolaresche, dove viene raccontata in maniera anche quasi un pochino ludica, no? Con dei disegni, con delle grafiche abbastanza impattanti, quella che è insomma la banca del germoplasma e cosa si fa qui dentro. E poi c'è l'aspetto più scientifico, dove ci sono quindi laboratori, c'è la cella frigorifera dove sono conservati proprio i semi, ed è lì insomma i ricercatori e i dipendenti del parco operano quotidianamente per tutelare quelle che sono le nostre biodiversità. Una giornata intensa per gli studenti dell'Algeri Marino di Casoli, la dirigente Costanza Cavaliere. Sì, siamo alla seconda edizione di questa Summer School, il cui leitmotiv è diventata l'economia circolare, e soprattutto quest'anno abbiamo voluto centrare l'attenzione sulla biodiversità, in modo particolare tornando ad una culla della nostra civiltà locale, che è quello del Parco della Maiella. Quindi quest'anno la Summer School si è vestita di altre caratteristiche, che sono quelle proprio collegate alle coltivazioni, alla natura nelle sue peculiarità tipiche del Sangro Aventino, ma anche insomma della montagna appunto vera e propria della Maiella, con tutte le attività economiche collegate e con le riflessioni che con i nostri studenti abbiamo cercato comunque di preparare nel corso dell'anno scolastico attraverso delle esperienze, delle competenze trasversali e dell'orientamento.